Malattie rare sono malattie che colpiscono pochissime persone, difficilmente a volte vengono anche diagnosticate e per le quali le conoscenze delle patologie di base sono ancora forti oggetto di studio. Nelle malattie neurologiche diventa ancora più importante fare ricerca perché spesso non abbiamo accesso chiaramente a informazioni importanti che sono quelle di patologie che riguardano il cervello. Io ho studiato in Italia, a Napoli, e ho intrapreso gli studi del dottorato in una scuola di medicina molecolare europea che mi dava la possibilità di fare un'esperienza all'estero e con quella esperienza sono approdata negli Stati Uniti, dove sono rimasta poi per 10 anni. Quando si è trattato di decidere dove stabilire il mio laboratorio di ricerca e le mie attività, ho pensato che rientrare in Italia potesse essere una bella opportunità, un bel modo anche di restituire al paese che mi aveva formato la possibilità di continuare a crescere. La ricerca è una, la comunità scientifica è una, e l'obiettivo di tutti i paesi dovrebbe essere investire nella ricerca e poter rendersi territorio di attrazione per ricercatori di qualunque nazionalità.